Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi facciamo una panoramica sulle batterie che possiamo usare per la nostra Quickset. Le scelte principali sono 6 stilo AA che possono essere anche ricaricabili, una batteria LiPo 2S o due batterie ricaricabili 18650. La soluzione più scomoda sono le batterie stilo. Quelle usa e getta si rivelano molto dispendiose a lungo termine e quelle ricaricabili sono scomode da usare perché dobbiamo occuparci di ben 6 batterie. Una valida alternativa è usare una batteria 2S da 2200 mAh. Questa è una soluzione abbastanza pratica perché la batteria dura parecchi voli e per caricarla sfruttiamo il nostro caricatore che usiamo anche per le altre LiPo. Il contro è che la batteria LiPo, se non viene usata per qualche giorno, deve essere messa in storage. Questa soluzione è quindi l'ideale per chi vola tutti i giorni o quasi. Chi vola solo, ad esempio, il fine settimana troverà scomodo dover caricare e scaricare ogni volta la LiPo. La soluzione più pratica è usare due batterie ricaricabili 18650. Gestire solo due batterie risulta abbastanza comodo e la durata ci permette di fare parecchi voli. Inoltre non abbiamo il problema di doverle scaricare se non le usiamo con regolarità. Vediamo adesso cosa ci serve per usare le 18650. Per cominciare ci serve una stampa 3D del case per le batterie che andremo a sistemare nel vano della Quickset. In descrizione vi lascio il link del file per la stampa. Se non avete una stampante 3D potete chiedere ad un vostro amico se vi stampa i file. Se non avete nessun amico con la stampante 3D chiedete nei gruppi Facebook dedicati all'FPV. Troverete sicuramente qualcuno vicino a voi disponibile a stampare e a spedire il case. Per collegare la batteria utilizziamo il vecchio case per le stilo che viene fornito in dotazione con la Quickset. Rimuoviamo le due piastre singole dove sono collegati i fili ed una piastra doppia. Ci servirà anche un saldatore per rimuovere e ricollegare il filo. In conclusione possiamo dire che la modifica del vano batteria per utilizzare le 18650 è la soluzione più versatile e pratica. Se non avete ancora questo tipo di batterie vi lascio in descrizione il link dove acquistare questo kit composto da caricatore e 4 batterie. In questo modo abbiamo due batterie di scorta da usare in caso di necessità. Questa era la mia guida sulle batterie per la Quickset. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.